L'argomento del bilancio alla Regione Puglia, che ricordiamo dovrebbe essere messo ai voti nella seduta di venerdì prossimo dopo la sospensione di questa mattina, e lo facciamo con Antonella Laricchia, che ringraziamo per essere qui con noi pur avendo trascorso la notte in aula. Grazie a voi dell'invito. E allora, Laricchia, veniamo quindi al bilancio che al di là delle cifre indica in un certo modo le linee di programmazione e di sviluppo della Regione Puglia. Qual è il suo giudizio in merito? Questo bilancio è un bilancio che non risolve nulla. A mio parere e a parere del gruppo, ovviamente del Movimento 5 Stelle, si può dividere in due parti. Da una parte ci sono le proroghe agli eterni problemi della Regione Puglia, quindi i consorzi di bonifica o le assunzioni per il post-sisma 2002. Dall'altra parte invece ci sono le mance. È un bilancio pieno di mance elettorali, ovvero di poche risorse elargite a tanti settori o a tanti piccoli aspetti del territorio di appartenenza del consigliere che proponeva l'emendamento o l'articolo e che quindi non risolve assolutamente nulla, ma dà solo la possibilità al consigliere di tornare nel proprio territorio e vantare un risultato che in realtà poi non porterà nessun beneficio a questo territorio. Ecco, questo è il modo vecchio di fare politica. Noi consiglieri del Movimento 5 Stelle ci siamo opposti, siamo stati naturalmente tutta la notte a vigilare su quello che accadeva, abbiamo presentato i nostri emendamenti, per esempio un emendamento splendido che avrebbe risolto il problema dei consorzi di bonifica e che invece è stato bocciato dalla maggioranza. Abbiamo proposto altri emendamenti che per fortuna sono passati, che a risoluzione del problema del caporalato, per esempio. Le sue sono dichiarazioni appunto forti, lo abbiamo sentito. Quali possono essere quindi gli assi principali, gli interventi strategici quindi su cui si dovrebbe proprio lavorare? Facciamo giusto un esempio, a parte appunto il caporalato di cui abbiamo parlato. Sì, certamente la salute è prima di tutto, no? Quindi le bonifiche, la messa in sicurezza di alcune discariche e soprattutto delle discariche pubbliche sono il punto di partenza fondamentale. Va a salvare un intervento del genere non solo la nostra salute, ma anche per esempio la qualità dei prodotti agricoli e quindi naturalmente delle produzioni agricole. E poi il lavoro, il reddito naturalmente, il lavoro. Ecco, come in questo bilancio non c'è nulla che riguarda i giovani, che riguarda le giovani coppie, però il Presidente di Regione, il Presidente del Consiglio e i suoi assessori si sono preoccupati di assicurarsi semplicemente una segreteria particolare, quindi altri dipendenti, persone di loro fiducia, che invece di pagare con i propri soldi, scelgono di pagare con soldi pubblici. Heia! Oh?